Un giorno chiederei di Morozov che deve decidere per l'anima, ricordo sempre i libri, Pensieri notturni in ordine sparso, numero uno e numero due. Sono le mie storie che vi racconto ogni tanto, mi dite tutte che vi piacciono tutte le mie storie. Bene, qui sono tutte un po' delle mie storie. Ok, allora, la pianta di oggi è la Barbosella cucullata. Guardate quanti fiorellini che fa. Ma veramente una profusione di fiorellini, è veramente un'orchidea degli scemi, ma di quelle molto belle, molto fiorite. Vabbè, viene dalle Ande, è molto diffusa sulle Ande così, e viene anche dalle piante molto grandi, che quando sono fiorite fanno un casino di fiorellini, un casino di orchidee degli scemi. Va bene. Allora, ieri siamo tornati a casa, stanotte siamo tornati a casa dalla mostra di Bologna. È stata bellissima, mamma mia, guardate, ero felice perché veramente mi mancano queste cose qua, un sacco di gente. Tra l'altro venerdì abbiamo fatto tardi, non ho fatto il video. Sabato mattina quando ho aperto un mare di gente, non abbiamo mangiato nessuno, nessuno degli espositori, perché era sempre pieno di gente, ma veramente un sacco di gente. Praticamente sabato abbiamo venduto quasi tutto, quello che è rimasto domenica si è mangiato poco. Ma tanta, tanta gente. Tra l'altro, io vi ho fatto un video domenica mattina e solitamente i video li fa in mondo. Io faccio l'attore e andavo in giro col telefono così, ma io guardavo lì. Guardavo. Praticamente nel video ho fatto tutti i pavimenti perché io vedevo gli stand, gli interlocutori, vabbè, insomma. Poi ne ho fatto un altro, ma non so cosa ho sbagliato, non è venuto. Poi finalmente ne ha fatto uno in mondo, che quello è venuto, lo metteremo su domani. Ma quello che voglio dirvi io è che è veramente una cosa bellissima. L'avevo incontrato tanti appassionati, così, tanti, che poi gli raccontavo qualcosa della cui vedevo che erano proprio felici. E io ero contento che erano felici, ma loro erano felici, ma io ero più felice di loro. Ero felice perché erano felici, perché quando magari c'era una signora che è appassionata e l'accompagnatore, o lui che è appassionato e la moglie, allora gli raccontavo un po' di aneddoti. Così c'è, per esempio, quel bellissimo commento di Chiara di Vicenza che dice: io quando sto con le mie orchidee mi rassereno e la mia serenità si trasmette a chi mi sta vicino. E è così, perché anche quando uno è arrabbiata si trasmette trasmette arrabbiatura, trasmette emozioni negative, mentre quando è felice trasmette emozioni positive, che è bellissimo. Ma io ero contento che loro erano contenti. Adesso io penso che gli ho già detto qualcuno, forse mi sto allargando troppo, ma penso di essere una specie di non so, missionario che faccio felice la gente con le orchidee. Io vedere queste signore e queste signore o signori poi che si andavano via con le loro orchidee felicissimi, io più felice di loro. Vabbè. Poi ecco un'altra cosa bella, lì c'è chi ha la mia età, è un anno meno, è un mese meno di me. Io compio 79 anni a dicembre, lui gennaio. Gualtiero, che è uno dei pilastri dell'Erado, dell'associazione lì di Bologna, e lui è anche molto simpatico. Allora c'era delle signore che hanno detto: ah, noi la seguiamo sempre, eh? E io ho detto: allora siete voi, perché io intanto quando vado in giro ho la sensazione di essere seguito, in giro non vedo nessuno. Allora siete voi, mi hanno detto: sì, siamo noi. E Gualtiero gli fa: sì, ti seguono in macchina per metterti sotto. Da morire da ridere, vabbè. Comunque, veramente, adesso, perché adesso sono stanchissimo, sono proprio, adesso vado a riposare, però. Adesso c'è la mostra venerdì, bisogna andare a Pistoia. Sto dicendo a mio figlio: guarda, se recupero un po', vengo anch'io a Pistoia perché è troppo bello, voglio venire anch'io. Vediamo un po'. Se recupero, guardate, però veramente perché mi fa bene a me. Ma la cosa dell'orchidea fa bene agli appassionati, ma fa bene anche a noi. Per la maggior parte della gente, le orchidee sono un fiore usa e getta, come tutti i fiori. Quando si finisce, butta via, ne compra un altro e basta. Per gli appassionati, no, è una gioia veramente. E stare lì, passare del tempo con loro è come entrare in una bolla, in un'altra dimensione. Tutto il resto resta fuori, tutti i problemi, le malinconie, le preoccupazioni spariscono di colpo e si recupera un po' di serenità.
E come diceva quella signora lì, la mia serenità si trasmette a chi mi sta vicino. Ok, io vorrei che la mia gioia si trasmetta a tutti voi. Ok, a domani.